immagini più belle di sempre. Cioè, ma che spettacolo è? Il nonno che allaccia la reggiseno alla nonna. Bellissimo, sono troppo belli. Però adesso il buongiorno lo devo dare anche a loro, perché sennò non mi sembra equa la cosa, no? Oh, eccolo! Ma Sì, buongiorno! buongiorno, sto cazzo. No, ma perché? Ma là, su. Perché? Perché dai a fanculo? Oh, Perché è bene, grazie, grazie mille. Adesso più tranquillo. Adesso la giornata inizia diversamente, eh? È lui o non è lui? Certo che è lui. Mamma mia, l'ho schiso col botto. Ha fatto pa! Mamma mia, come schisa. Eccola, buongiorno, eh? Guarda che belle Buongiorno, perle, eh? Guarda, sì. guarda, 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 guarda,
bellina, guarda quanto è bellina Maria Dora. Guarda, guarda. Fa! Ma perché mi fai il culo? Ma te vai a fare il culo tu! Quanto c'è più? Oh! Fa! Fa! Mamma mia, questa è stata epica! Un fa epico con botte e risposta straordinaria! Sentiamo il ruggito mattutino. Ah, sì. Sì, già. E da gusto vieni in giro su sta macchinetta, eh? Ah, permette! Duale? Siamo tornati per il pennellone. Sì, solito pennello. Il pennello non si tocca e tagliamo ai lati, eh? Che penso io? Vai, fammi un bel pennello come sempre. Come al solito. Vai. Sei da solo? Che è nata a pià? Eh? Che è nata a pià? Il pane! Che? Ma vaffanculo, stronzo! Oh, dopo! Appena mi hai detto ste parolacce come suonano le campane, ti devi redime un pochino, perché non va bene sto comportamento, capito? Di che? Mi dici sempre le parolacce, senti le campane, queste sono per te, eh? No, senti. Questo è l'orologio, adesso finisce di battere l'orologio. E che batte? Suona la campana a mezzogiorno, sta a sentire, eccole, eh? Anche nel vostro paese è così? Questa è proprio vita paesana, vera. Senti. Che sta a fare? Sono a mezzogiorno. E poi? Le campane. E poi? E poi cascasse il batocchio dentro la testa. No, il batocchio dentro la testa da me. Ma perché? Guarda come ride sotto i baffi, perché il sale... Fermati. Ma mo, il 15 partimo, sei pronto? Il 15. Il 15 agosto. Eccolo! Vai, com'è? Il ballo della campana, vai, 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 Filippo. Boom! Oh! Levati! Ciarlatano! Boom! Mannaggia! Ah. Oh! Ah! Senti che scappa il premio! Scappa il premio! Senti che scappa il premio! Detetelo! Scappa il premio! Scappa il prete, no? Dopo te cichetta. Dopo te cichetta. Dopo lamentati. Dopo te lamenti, ma... E si l'alza Maria dopo, te bussi. La smetti. Cazzi tuoi. Abbiamo sta canzone che stiamo un po' creando. Adesso vediamo se siamo un po' avanti o un po' indietro, perché poi... Vabbè che il 15 staremo tutti insieme, avremo modo di fare, eh? De finirla. De finire la canzone, di far tutto lì, quanto. Com'è? Come fa? Fa... È morto il cincilla in Sud America. Fa. E a mo come se fa a farlo resuscitare. Zan, zan. Com'è? Dai, siamo sulla buona strada, siamo però buona vi promettiamo strada. Che dal 15 al 19 faremo delle cose pazzesche. Bisogna fare più ritmi, più ritmata la cosa, però siamo lì. Fa. È morto il cincilla. Sud America. Vattene Totò. Fa. Mo come si fa
per farlo resuscitare. Perez bravo, bello. Mio papà mi ha mandato questo formaggio. Guardate che roba. Guardate che roba. Stracciato di mucca. Pazzesco. Scrivete a papà, ve lo taggo. Incredibile, ha nevicato. Tutti gli impianti aperti anche d'estate. Era no 40 gradi, ma ha nevicato. Campiglio, Courmayeur, Chamonix, Zermatt, tutto riaperto. Incredibile, sta nevicando o no? Ma no. Dico io un cammina. Ha nevicato? Ha nevicato? Eh beh. O no? Sì. Ha nevicato o no? Sì. Che ha nevicato? Ha nevicato, che mi ha fatto come cambiamo tutto. No, oh. Dormimo? Ti sciacco di coglioni! Ma vieni sempre a rompere l'anima! Ma stai a dormire? Ma che sto a dormire? Vieni per dietro! All'improvviso urli! Paura la gente! Ma quindi non dormivi? No! Riposavi gli occhi! Che? È qui che te volevo! Ah, fermati che sento il sonno! Ah, che è? Un bosco le tangenti? È qui che te volevo, già! Eh? Eh sì! È un bosco le tangenti? No, no, certo! Non è finita qua! Ma che c'è? Che? Non... Ma vaffanculo, va! Ma che mi dà la carta? Ah, ah, la conosci la carta? Cartaccia! Sei contento che ho preso la tangente? E beh, ogni tanto! Va bene, bene, bravo! Se no, allora che lavoro mi ha fatto? Eh già, è vero, se no che società è? La società gli avanti! Certo! I soldi cinesi prestamoli là, prestili tu, io do i debiti, chi do io, ma compriamo Lukaku dai. Sì, dico, chi può comprare Lukaku? Oh, 115 milioni. Quanti so? Sono 200, sono perché tu possa sentire la mia voce, sono quando sarai più grande. 120, 100, 130 miliardi delle vecchie lire. No. Come no? No. No. No, sono 230 miliardi. 230 miliardi delle vecchie lire. Più 230 miliardi e una puccina. Fermate, Dio, scalzo. No, scalzo no. No, questa è da VAR. Questa mi dispiace, questa è da VAR, cioè deve intervenire il VAR. Attenzione, si stanno consultando. Ma tu sai che vuol venire a giocare? Zitto, zitto, che il VAR si sta consultando, vediamo. Stanno dicendo, guardate, sì, no, bestemmia, no, in greco. Ammonito questa volta. Alla prossima vai fuori, Chiaro? Il VAR ha parlato. No, perché ogni tanto il VAR bisogna riutilizzarlo, perché sennò si annoiano quelli, oh. Ti piace, eh? È o no? A me. Ti piace o no? Scherzi? Non aspettare. È bello, vedi? Che c'è dentro? Qui c'è il motore. Che c'è dentro? Qui c'è dentro, che c'è dentro? Che c'è? Qui c'è il motore. Ma che c'è dentro? Un par di coglioni. Belli, fa vedere, alza. Guarda che bei coglioni, belli grossi, palloni belli, come sto bel cincilla pallone. Ferma di Dio, scalzo. No, doppia. No, oh, ragazzi, non si può essere doppia. Manco vuol fare. Dì un po', tu facevi il camionista, dì un po'. Che facevi? Facevo, camminavo col camion. E poi? E poi devo a caricare, devo a scaricare. E dopo? E dopo arrivo a casa. E dopo di casa che facevi? Che facevi dopo? Di vaffanculo! Oh, anche tu? Guarda come in saccoccia, cosa fa? Faceva da fa? Mica stavo sempre tu, camion, scendevo. Quanti chilometri all'anno facevi? 100.000. All'anno? Ma col camion o con la bici? Col camion. Ah, che trasportavi? La benzina. Di che colore? Di che colore? La benzina, la nafta. Di che colore? È il colore di coglione. Quindi una benzina con il colore dei coglioni. Di va scaricata di distributori, lavoravo per la Esso. Per la Esso lavorava, ragazzi. Ah. Grandissimo camionista. Andava scaricata di rito. Salutiamo tutti i camionisti, vero? Certo. D'Italia, tutti quelli che sono in giro per strada, vero? Saluto certo. Tutti i camionisti. Io saluto tutti i camionisti. Più forte. Saluto tutti i camionisti.
più forte. Volgi a fanculo tu e loro. No, anche i camionisti mandati a fanculo. Io veramente, ragazzi. Poi dal mastro camionista, perché era il camionista numero uno. Quante volte le ha bozzato il camion? Mai. Di' la verità. Mai. Manco una righetta? Niente, dicevo, la macchina e il rimorchio. Io non ho mai strisciato da nessuna parte. E mai. Io non ci credo. E allora non ci credi? Perché non ci credi? Perché ci devo credere? Perché è così, perché è vero. Quindi non ha mai rigato il camion? Mai. Voi ci credete? Dite la vostra. E beh, allora dite no. La trasportavi? Io con il camion mio portavo 40.000 litri. Di che? Di benzina o gasolio. Mamma mia, raga, ma vi rendete conto? Eh? Bravo.